Traditi, il nuovo libro di Nico Pirozzi che aggiunge un altro tassello alla storia della Shoah in Campania. Traditi è in tutte le librerie. Un caloroso benvenuto ai nostri telespettatori nell'angolo della cultura. Questo è uno spazio autogestito dalla casa editrice 100 autori. Oggi presentiamo il libro di Nico Pirozzi, Traditi, una storia della Shoah napoletana. L'autore, giornalista e scrittore, cultore delle vicende legate alla Shoah, è nostro ospite in studio e subito ti rivolgo la prima domanda. Questo è il tuo terzo libro su quella che è stata la più grande tragedia che ha sconvolto l'Europa nel Novecento. Rispetto ai primi due libri, che sono Fantasmi del Cilento e Napoli, Salonicco, Auschwitz, questa volta hai affrontato la storia di una famiglia ebrea, ma di ideali politici fascisti. Dunque, anche gli ebrei fascisti furono perseguitati. E traditi da chi? I Procaccia furono degli ebrei fascisti. Furono degli ebrei fascisti, come fascisti furono molti, per moltissimi anni, tantissimi ebrei. Potrei citare, ad esempio, gli Olivetti, potrei citarne il presidente della Banca Nazionale del Lavoro, che finanziarono la stessa marcia su Roma e la nascita dei fasci combattenti, il movimento iniziale dal quale ha origine il fascismo. I fascisti furono centinaia di cittadini comuni di fede mosaica che si riconobbero nel movimento fondato da Mussolini. Lo fecero come lo fecero moltissimi italiani, né più e né meno, anche perché in quegli anni certamente non c'era una diversità tra l'essere ebreo e l'essere cattolico, e soprattutto i convincimenti religiosi non andavano assolutamente a interferire in quelle che erano le convinzioni politiche. Perché dico che furono traditi gli ebrei fascisti più degli altri? Se gli ebrei, coloro che erano solo di fede ebraica, furono traditi da uno Stato nel quale erano figli, quindi nella persona del re, gli ebrei fascisti furono traditi dal partito nel quale si erano riconosciuti e che nel novembre del 1938 ne stracciò le tessere e gli cancellò dei propri elenchi. Ma furono traditi soprattutto nell'uomo nel quale per decenni avevano riposto le loro aspettative, le loro speranze, quel Mussolini che dopo l'8 settembre del 43 li utilizzerà come merce di scambio con i nazisti che ne chiedevano la soluzione finale, che in Germania, in Polonia e negli altri stati del vecchio continente era già in corso da molti anni, ma fino all'8 settembre del 43 aveva risparmiato gli ebrei italiani. La famiglia Procaccia, che è la protagonista della tua storia, fuggì da Napoli nel 1943, prima dell'8 settembre, quindi poco tempo prima che Napoli fosse liberata dagli americani. Ora, quale fu il motivo che spinse queste persone a cercare rifugio in Toscana? La loro fuga da Napoli rappresenta un po' un paradosso nel paradosso, in quanto gli ebrei napoletani in teoria non avrebbero dovuto conoscere le persecuzioni razziali operate dalla Repubblica Sociale Italiana, in quanto la prima retata risale a 16 ottobre del 43, Napoli era già stata liberata dai tedeschi da 2 settimane. Ma il paradosso nel paradosso di questa famiglia risiede nel fatto che loro andarono via da Napoli in pratica 2 mesi prima dell'uscita di Napoli dalla guerra. Andarono via perché?
andarono via a causa dei pesanti bombardamenti che per anni avevano pesantemente colpito Napoli. Napoli è una città che con la guerra ha subito delle distruzioni e morte che io ho cercato di ricostruire in uno dei capitoli del mio libro, ma credo che siano inenarrabili le sofferenze della popolazione di Napoli. Basterebbe dire che gli inglesi qua sperimentarono degli ordigni da 4.000 libbre, bombe che nell'esplodere facevano saltare un intero isolato, qua sperimentarono la guerra psicologica, qua incominciarono ad arrivare i primi liberator, Napoli sperimentò le fortezze volanti, le bombe, quindi stormi di aerei, che squadriglie di aerei anche composte da 100 bombardieri che sganciavano bombe colpendo alla cieca. In quella che fu una tragedia che per Napoli e i napoletani significò un tributo di sangue enorme, ci furono bombardamenti dove si contarono anche 500-600 morti, la distruzione di Santa Chiara e la distruzione del tutto il patrimonio, non solo artistico, ma dell'intera città che si era trasformata in un mucchio di macerie. E da queste distruzioni i Procaccia cercarono di andar via, ma cercarono di andar via perché in quel periodo erano nati i due nipotini di Amedeo Procaccia. E per mettere in salvo soprattutto queste creaturine, loro scapparono da Napoli. Tenuto conto anche che c'era un altro bambino, che era il figlio di Yvonne, che all'epoca aveva 4 anni, quindi soprattutto ritengo per questi bambini loro cercarono di scappare in quella che era la loro terra d'origine, la Toscana. I Procaccia dunque arrivano in Lucchesia e credono di aver trovato la salvezza. In realtà lì furono venduti per pochi soldi dai italiani, come successe per tanti altri ebrei. È possibile che gli italiani siano stati capaci di tanto? Allora, diciamo subito che gli italiani nella guerra, come in tutti gli eventi negativi, viene fuori il meglio e il peggio di ogni uomo. Il meglio l'ho cercato di raccontare nelle mie due precedenti storie, in quella che era Fantasmi del Cilento, col vescovo Palatucci di Campagna, con Guelfo Zamboni e il console di Salonicco, per il loro aiuto che offrirono agli ebrei. Il peggio è venuto fuori dopo l'8 settembre, quando agli ebrei fu dato un valore economico, nel senso che vendere un ebreo, denunciare un ebreo, significava averne anche un tornaconto economico. E lì venne fuori la parte peggiore degli italiani, che denunciarono tantissimi ebrei. 9 persone della famiglia Procaccia, tra cui 2 bambini di pochi mesi, dovettero subire prima l'umiliazione del carcere insieme a tanti altri ebrei e poi il trasferimento ad Auschwitz, dove poi trovarono la morte. Ma gli ebrei italiani incappati nelle retate antisemite sapevano a quale atroce destino andassero incontro? Gli italiani e gli ebrei in particolare sapevano assai poco di quello che succedeva in Italia. Per loro l'ebraismo era un qualcosa che faceva parte della loro dimensione spirituale, religiosa, quindi certamente non era un elemento di diversità sociale e politica. Quindi erano persone integrate, erano persone come me, come voi. Era come dire la diversità che può esistere tra un napoletano, un siciliano, un napoletano e un salernitano. Questa era la differenza che poteva esistere tra un italiano e un ebreo. Praticamente niente, erano innanzitutto italiani. Concludiamo qui il nostro incontro, ringraziamo Nico Pirozzi e i nostri telespettatori e arrivederci al prossimo appuntamento. Thank you.
Traditi, il nuovo libro di Nico Pirozzi che aggiunge un altro tassello alla storia della Shoah in Campania. Traditi è in tutte le librerie.